Ciao a tutti. Ciao Oh, eccolo qui. Luca. Ciao Fede, questa è la mia domanda. Qual è il difensore più forte che hai incontrato nella tua carriera? Grazie, ciao. Allora, il difensore più forte che ho incontrato nella mia carriera, guarda, veramente dovresti venire un giorno a vedere l'allenamento, una partitella e giocare magari a vedere contro Giorgio, contro Matthijs, contro Leo. Quelli sono per me i difensori più forti e più difficili da superare. Mi chiamo Lorenzo, ho 7 anni e abito a Bagliano, in provincia di Milano. Volevo chiederti qual è il ricordo più bello che hai sul campo da calcio quando eri bambino come me. Bella domanda. Penso sia la prima volta che ho alzato un trofeo. Era il trofeo Galli a Firenze, giocavo nelle giovanili della Fiorentina. Quello è stato un bellissimo ricordo, era il mio vero primo trofeo, no, importante, e veramente sì, penso sia quello, alzare il primo trofeo. Poi aspetta, forse anche da bambino, la prima volta, mi ricordo la prima volta che sono andato a giocare per la scuola calcio. Mi ricordo anche quello un bellissimo momento, perché purtroppo io sono stato messo dai miei un anno un po' più tardi, al posto di 5 ho iniziato a giocare a 6 anni, e mi ricordo che era un anno che aspettavo di giocare, no? Di andare all'allenamento, di allenarmi con i miei compagni, e quindi ho dovuto aspettare un anno in più. E mi ricordo la prima volta che ho indossato la divisa, no, piccolina, la Settignanese, che è una squadra provinciale di Firenze. È stato bellissimo. Ciao! Ciao Enea! Qual è il tuo assist più bello che hai fatto nella Juventus? Vediamo, l'assist più bello, allora, ti direi quello che deve arrivare, il prossimo, però vabbè, diciamo ad Alvaro a Crotone. Ciao Fede, mi chiamo Andrea. Come stai? Grande. Bene, grazie Andrea, te? Benissimo. Io volevo farti questa domanda. Cosa ti diverte di più e cosa ti diverte di meno quando giochi a calcio? Mi diverte tutto. Veramente tutto, perché per me il calcio è una passione, e quando ho messo la maglietta, no, della Settignanese, qualsiasi cosa. Diciamo, la cosa che mi diverte di meno è i social media. A me il mondo, no, del calcio visto da questi social, ovvio, io spero che qua l'età media, no, ancora non ce la dovreste avere. Facebook, queste cose qui, non, diciamo, questo mondo del calcio in questa versione non mi piace molto, ecco. Anche tuo papà era fortissimo. Che qualità hai preso da lui? Sì, mio padre era fortissimo, ma ti dico, nessuna, perché giochiamo in due ruoli diversi, abbiamo avuto percorsi diversi, però siamo, io penso, veramente due calciatori completamente diversi. Lui ha giocato molto da attaccante, proprio attaccante, io sono un giocatore di fascia, quindi c'entriamo poco o nulla, ecco. Caro Federico, come ti sei sentito dopo la tua doppietta contro il Milan? Mi sono sentito bene, ovviamente, ma diciamo ero molto felice perché eravamo tutti contenti. Era una partita fondamentale da vincere, e ero felice per il fatto che i miei due gol sono serviti per aiutare la squadra per la vittoria, no? E questa è la cosa che mi ha reso più felice. Poi era una partita a scudetto, quindi ancora di più. E Ciao. se anche tu giochi al fantacalcio con i tuoi amici, ti sei autocomprato nella tua squadra, quando farai il prossimo gol, potresti andare davanti alla telecamera e fare il segno 3 con la mano, cioè un gol al fantacalcio? Sì,
No, guarda, purtroppo non gioco al fantacalcio, non mi piace tanto, però in tanti mi chiedono, no, di portare bonus, no, di fare gol, assist, però diciamo che più che altro dopo che fai un gol e fai così sembra che hai fatto una tripletta, Ecco, ci vuole. diciamo, semmai possiamo inventarci qualcos'altro, no? Magari un cuore. Che Bello. dici? Visto che sai tirare molto bene, come devo allenarmi per avere un tiro più potente? Allora, per avere un tiro più potente serve andare tanto in palestra. Oppure, diciamo, questo è quello che ci dicono in tanti, invece per avere un tiro potente serve la coordinazione, cioè basta il movimento, non serve tanto la forza in palestra, no? Io mi ricordo da piccolo alle scuole calcio che ti dicevano ora devi crescere, però per un tiro devi andare, devi fare palestra, no? Devi andare in palestra. Però crescendo ho scoperto che il tiro è un fatto di coordinazione, quindi bisogna migliorare per avere un tiro più potente il gesto tecnico, il fatto di provare a calciare in maniera diversa e poi il tiro viene più potente e più preciso. Non serve la palestra, non servono pesi, non serve niente di quello che mi avevano insegnato da bambino, ecco, serve migliorare il gesto. Ciao Federico, mi chiamo Simone. Volevo sapere cosa mangi per essere così in forma e se qualche volta ti Certo, concedi qualche golosità. Ciao, grazie. ciao, allora diciamo che è importante avere un'alimentazione sana per arrivare a questi livelli, però ti devo dire che la tortina di cioccolato, il cheesecake o il gelato stesso, qualche volta lo mangio perché diciamo. Queste golosità non me le faccio mancare. Ciao Fede, sono Andrea e Ciao. sono un tuo grande ammiratore di gioco. Grazie. Anch'io gioco a calcio nel tuo ruolo e ti volevo chiedere due domande. Quali altre passioni hai fuori dal calcio e se tu non fossi un calciatore, quale altra professione avresti voluto praticare? Passioni fuori dal campo. Diciamo, gioco un po' ai videogiochi, però ultimamente mi piace leggere, soprattutto la mia passione è sempre stata la scienza, l'universo, quindi se non avessi fatto il calciatore avrei intrapreso la carriera dello scienziato, poi vediamo con quali risultati, però mi è sempre piaciuto studiare cosmologia, l'universo, le stelle, questo mi ha sempre appassionato. Da piccola a scuola mi piaceva solo l'ora di matematica, purtroppo le altre, quindi penso che una passione insieme, però giocando a calcio ho dovuto mettere da parte questa passione perché ovvio diventare un giocatore di Serie A così è sempre stato il mio primo obiettivo. Allora, i tuoi genitori ti appoggiavano nello sport o preferivano facessi una vita diversa da quella di tuo papà? Allora, allora, no, mio padre e mia madre mi hanno sempre appoggiato nel calcio, mio padre più nella parte sportiva e mia mamma è quella che diciamo mi bacchettava a scuola, però tutte e due, se non portavo i risultati scolastici giusti, si arrabbiavano ugualmente, quindi però mi hanno sempre appoggiato sia nel calcio che nella scuola. Hanno sempre pensato che avendo un'ottima diciamo, educazione, poi questo si trasmetteva con tanti valori nello sport, nel calcio. Mi hanno sempre detto che prima, diciamo, veniva la scuola quando ero più piccolo, poi man mano che ho visto la possibilità di diventare un calciatore così, scuola e calcio, diciamo, si sono bilanciate. Ecco, però quando ero veramente 10, 11, 12, 13, anche fino ai 15, no? Mi ricordo che la scuola veniva prima di tutto. Come andavi a scuola quando eri piccolo? Riuscivi bene o faticavi a combinare calcio e studio?
Diciamo che, come ho detto prima, mi interessava solo le ore scientifiche, ero un po' pigro, però quando c'era da studiare, è importante studiare e fare bene, no? Perché, come ho detto prima, ti aiuta anche a livello sportivo, no? Se fai, non è che se faccio bene a calcio, allora a scuola devo andare male, no. Io se faccio bene a calcio, devo far bene anche a scuola, perché si tratta di avere una vita equilibrata e di avere i giusti valori per crescere e diventare una persona dai sani principi, secondo me. Questo è importante. Ti volevo Ciao. chiedere, cosa hai provocato quando hai segnato il tuo primo gol con la Juventus? Cosa ho provocato? Cos'hai Spero provato? tanta felicità, tanta felicità, è Bellissimo. uguale. Spero di aver, no, spero di aver provocato tanta felicità e io ho provato tantissima emozione. Poi ho segnato anche di testa, che lo faccio veramente mai il gol di testa. Quindi, Col Dinamo Kiev. bravissimo, bravissimo, sì, esatto. È Io non segno mai di testa. Primo gol nella Juve di testa, proprio, in guarda. campionato con l'Atalanta. Sì, quello bello, quello bello. Ciao Fede. Ciao Leo. Quando eri piccolo facevi il tifo per una squadra in particolare oppure cambiavi la tua preferenza a seconda di dove giocava tuo papà? Allora, no, io non ho mai tifato una squadra in particolare, poi ero troppo piccolo per tifare le squadre di mio papà, perché mio papà ha giocato gli ultimi anni a Siena, che io avevo 9 anni, quindi non ero, però mi ricordo che a me piaceva un giocatore e di solito seguivo la squadra di quel giocatore, magari crescendo mi piaceva Kakà e seguivo il Milan, poi Del Piero, Buffon. E così seguivo la Juve, cioè dipendeva molto dal giocatore, ecco. Ciao Federico, sono Niccolò, come stai? Molto bene, grazie. E Bene. Ti volevo fare una domanda. Come ti senti a giocare come un campione come Ronaldo insieme? Insieme a Cristiano, penso sia il più forte di tutti, no? O no? Te cosa pensi? È il più forte o no? Sì. È il più forte? È il tuo idolo? Sì. Allora, guarda, ti dico, crescendo lo guardavo anch'io e per me è stato veramente un simbolo, no? Perché Cristiano è fortissimo, poi però. Soprattutto è fortissimo fuori dal campo, no? È un campione anche lì. Secondo me è il più grande di tutti i tempi, perché un giocatore che fa 700 e passa gol, non puoi dire altrimenti. Anch'io gioco a calcio. Bravo! Ti piace? Sì. Tanto, tanto. Vuoi diventare come Cristiano? Magari. Vai, bocca al lupo. Mi chiamo Tommaso e volevo farti due domande. La prima è emozionato al primo allenamento della Juve? Ciao Tommaso, sì, tantissimo, tantissimo, perché qua sono tutti fortissimi, sono campioni e quindi ti dico veramente tanto emozionato. E la seconda, ti piacciono i videogiochi? Sì, ci gioco. Mi piace Call of Duty, mi piace giocare ai giochini di calcio, però sì, mi sono sempre piaciuti da quando ho iniziato a giocarci, mi sono sempre piaciuti. Anch'io. Ciao Fede, io mi chiamo Alberto. Ciao Alberto. Qual è stato il tuo primo idolo da bambino? Il mio primo idolo è stato Kakà. Ok, Qual è grazie. il tuo? Cristiano Ronaldo. Perfetto, io penso sia l'idolo di tutti qua dentro, Cristiano, ho come la Mi sensazione. saluti? Mi saluti?
Certo, te lo saluto. Ciao Federico. Ciao. Cosa vuol dire per te essere arrivato in una società come la Juventus? Cavolo, questa è una domanda da giornalista proprio, no, è fantastico, è un sogno che si avvera. Appena mi hanno chiamato e mi hanno detto vuoi giocare? Sì, subito ho detto di sì, ci ho pensato due volte, è veramente fantastico indossare la maglia della Juve. Ciao Federico, qual è il consiglio più importante che dareste a un bambino come me che gioca a calcio per diventare un calciatore forte e poter giocare così nella Juve? Questo è bello. Due cose, l'umiltà e il sacrificio. Sono i due valori che più importanti. Sembra una cosa scontata da dire, la diciamo sempre, però serve veramente solo questo. Poi arriva tutto. Se c'è l'umiltà e il sacrificio, poi puoi veramente conquistare tutto, i tuoi sogni, quello che veramente vuoi davvero dalla vita. Però senza questi due valori, secondo me, non si può raggiungere niente. Ciao Federico, sono Sofia. La mia domanda è, qual è stata la tua partita più bella che hai fatto nella vita? La più bella fino adesso, ti dico, contro il Milan, perché era, diciamo, una partita importante, ho dato un grande contributo alla squadra facendo due gol, quindi ti dico la partita contro il Milan. Eccomi qua! Ecco. Ciao Federico! Ciao! Come stai? Bene? Bene, grazie. Te tutto a posto? Sì, sì. Ti vorrei chiedere questa domanda, se per me è difficile. Vai. Perché indossi il numero 22? Non c'è un motivo particolare, ecco, non c'è un motivo particolare. Mi ricordo che a inizio stagione mi hanno detto c'era il 18, il 20, il 22, però non c'era il 25 perché c'era Adrian Rabiot e io ho esordito con quello, quindi avrei continuato col 25, però non c'era. Quindi tra questi tre numeri ho scelto il 22 perché mi piaceva di più. Ciao Fede. Ciao. La mia domanda era, come ti sei sentito quando hai alzato la prima coppa con la Juve? È il raggiungimento di un obiettivo, perché te qua lavori duro, c'è tanto sacrificio, c'è sempre voglia di vincere. Quando tutto questo poi si trasforma nell'alzare una coppa, l'emozione è doppia. Poi era la mia prima in assoluto, quindi puoi immaginare quanto fossi felice. Ciao. Fate i bravi e soprattutto fate i compiti. Importanti, fondamentale, fate i compiti.